Oggi Vet, Pet and Food, la medicina veterinaria che controlla il cibo di origine animale sulle nostre tavole, cura gli animali, seleziona il meglio per la nutrizione dei nostri pet, il segmento del venerdì con il contributo scientifico del Dipartimento di Medicina Veterinaria della Federico II di Napoli, dell'Ordine dei Medici Veterinari di Salerno e di Basilice Farmacia Veterinaria. E siamo in periodo pasquale, quindi oggi ci fermiamo su un argomento che può interessare parecchi, perché più di uno di noi è alla ricerca di qualche idea originale con cui arricchire una tavola pasquale. E quindi oggi i formaggi con le muffe, eccoli qua, fascinosi, suadenti, per i palati più raffinati, ma so che molti di noi si stanno convertendo ai formaggi ammuffiti, che sono deliberatamente ammuffiti con un batterio che adesso studiamo, analizziamo qual è. Come si favorisce la muffa su alcuni formaggi? Quali sono quelli più raffinati? Cos'è che li fa ammuffire? Perché sono così ricercati ed anche così costosi? Ne parliamo con il nostro ospite di oggi, un grande specialista, Angelo Citro. Benvenuto, dottor Citro. Dottor Citro è dirigente medico veterinario ASL ed è rampollo, discendente di una grande famiglia di caseari, quelli della Valtusciano, molti di noi li ricorderanno, di Battipaglia, quelli dei bocconcini di bufala nella panna, nelle anfore, diciamo, una tradizione unica al mondo. Ecco, con il quale sviluppiamo questo filone dei formaggi. Abbiamo detto conciati per le feste, perché? Perché ricordate, era il titolo di un focus di un paio di anni fa, proprio con lui, col dottor Citro. Ecco, allora, dottor Citro, quali sono i cibi con la muffa che dobbiamo subito chiudere, subito buttarli in un sacchetto? Cioè, e qui li vediamo. Sono quelli, insomma, che si degenerano, è vero? Sì, la muffa è un fungo, È un quindi lieviti fungo, e sì. muffe sono dei funghi che consentono, se ben guidati, ad ottenere delle eccellenze gastronomiche. Quelli che sicuramente conviene buttare subito, nel momento in cui compare una muffetta, sono tutti quelli di origine vegetale, in Sì. particolare il mais, quei prodotti dove si possono sviluppare l'aspergillus fumigato, sulle micotossine. Quindi, Sì. per quanto Che riguarda sono pericolose. Sì, pericolosissime, sì. possono provocare addirittura tumori al fegato, eccetera. Sì. Ma noi non dobbiamo spaventare le persone perché quasi tutte le muffe che noi abbiamo all'interno del nostro frigorifero appartengono alle muffe buone. Sì. Sì, e quindi diciamo che ecco, queste qui che abbiamo visto sono quelle che dobbiamo, senza dubitare, senza indugio, Sì, dobbiamo conviene. cestinare. Ci sono invece cibi che possiamo ancora consumare anche se in presenza di un po' di muffa, ed eccoli qui, Sì, anche i praticamente. Sì, formaggi, soprattutto i formaggi. Allora sì. noi dobbiamo pensare che per costruire il gorgonzola, parliamo proprio di costruire, come si faceva? Si prendeva il pane ammuffito, noi parliamo dei primi del Settecento, si sbriciolava il pane ammuffito e si metteva tra la pasta ottenuta la mattina e la pasta ottenuta, il giorno precedente fredda. A questo punto, con questa polvere di, pane, ammuffito, si metteva a 40 gradi in un locale che veniva chiamato purgatorio, e dopo un certo numero di giorni si facevano dei buchi. Le muffe, se non ci sta ossigeno, non si possono sviluppare, in Sì. particolare le muffe verdi, Penicillium roqueforti. Sì. Poi c'è il Penicillium camembert, che è quello bianco delle muffe bianche, e poi c'è il Geotricum candidum, che è quello che fa quelle muffe caratteristiche bianche sopraelevate, molto belle, soprattutto dei formaggi francesi. Sì, dunque spieghiamo un po' perché ci sono alcuni formaggi che vanno bene con la muffa, altri un po' meno. Perché dunque con quali funghi si costruisce? Lei ha citato poco fa I tre il principali, il penicillium, Penicillium e il che Geotricum. ricorda la penicillina, Eh sì, insomma, è è parente, sì, parente. una specie di antibiotico, Sì, allora che fanno questi? perché si chiamano Eh sì, erborinati o blu?
o blu. Allora, la colorazione tipica ideale del formaggio erborinato è proprio perché ha il colore dell'erba, non perché ci sta la rucola, quindi il formaggio la rucola non è un erborinato, ma sono blu, blu o verdi per la formazione di questo micelio che ha un caratteristico colore verde bluastro. Ecco qua, questo sta facendo una lavorazione casalinga e sta facendo la foratura. La foratura per immetterci l'ossigeno. L'ossigeno. Le spore di questi penicillium, di questi funghi, vengono messi nel latte prima, in modo da potersi sviluppare una volta che si è fatto il formaggio. Poi hanno bisogno di una temperatura di circa 40 gradi per farle sviluppare e poi della foratura. Ecco, quattro giorni dopo già si cominciano a sviluppare il piercing, che poi non è tanto semplice e soprattutto bisogna fare in modo che rimangano perdi i buchi. Questi formaggi erborinati possono avere questi 10 giorni dopo, è già più o meno... dopo quanto tempo si può mangiare? Diciamo che si può mangiare il gorgonzola dopo almeno 35-45 giorni. Sì. Poi ci sono quei formaggi più grandi, perché per esempio lo Stilton bisogna aspettare almeno 3 mesi. Sì. La cosa importante è che ci sono queste due muffe principali, muffe verdi che sono il Penicillium Roqueforti e il Penicillium Camemberti che è il bianco, e quello là bianco ha spesso il sopravvento, quindi la cosa difficile è selezionare le muffe giuste, le muffe verdi per il Gorgonzola e bianche per il Camembert. Ecco, so che ho letto che c'è una muffa che proviene dal limone, il citrus. La muffa è quella là che normalmente noi vediamo sui mandarini sugli aranci che vanno a male. Non so se vi è mai capitato di girare in un giardino di arance, e i siciliani mi ricordo che raccontavano che prendevano questi aranci muffiti e se li passavano sopra le ferite proprio come una sorta di antibiotico naturale. Sì. Ecco, ho letto anche che i formaggi con le muffe sono una specie di OGM, di un organismo geneticamente modificato, dove le muffe hanno addomesticato, tra virgolette, i geni del DNA dei formaggi. Cosa significa? Cioè, cosa accade, insomma, geneticamente? Cioè, praticamente alcuni ricercatori francesi hanno scoperto che delle muffe di Penicillium, del Penicillium Roqueforti, anche se prodotte in zone molto diverse, però tutte utilizzate per la produzione di formaggi erborinati, hanno alcune sequenze nel loro DNA di parti di DNA della caseina, quindi praticamente riescono a una sorta di OGM naturale che consente una specifica di costruzione di formaggi particolari, proprio grazie alla capacità dell'uomo di addomesticare, tra virgolette, queste muffe. Quindi in effetti si tratta proprio di modificare la struttura genetica tutto naturalmente. Il formaggio, a furia di utilizzare sempre lo stesso ceppo di Penicillium, si è arrivati ad avere un Penicillium specifico per determinate caratteristiche di formaggio. Sì. Ecco, questi formaggi, ne abbiamo detto che oggi, i giorni pasquali, parliamo di un argomento interessante, in effetti i formaggi stanno bene anche su una tavola pasquale. Sì, sicuramente. Come formaggi erborinati, il re dei formaggi erborinati è il gorgonzola, che si differenzia in gorgonzola piccante e in gorgonzola dolce, quello da cucchiaio. Sì. Purtroppo il gusto del consumatore sta andando verso i formaggi dolci e anche quindi il gorgonzola piccante sta diventando quasi una rarità. Però abbiamo anche il Castelmagno, che viene prodotto nella zona di Cuneo, un formaggio a denominazione di origine protetta, e questo era all'origine un erborinato, poi sempre per il gusto del consumatore che lo preferiva meno forte è diventato un formaggio bianco. Ecco, però ho letto che i formaggi più famosi sono il Camembert, no? I francesi,
i formaggi spagnoli anche. Sì, Cabrales, per Cabrales, esempio, fatto e anche poi con quelli inglesi. Sì, lo Stilton. Sono quelli più costosi, si arriva a 100 euro al chilo, sì, insomma, ma noi, cifre notevoli. In verità nel nostro piccolo abbiamo anche in zona alcuni produttori di formaggi particolarmente di qualità, che sono dei caciocavalli podolici che vengono prodotti nel Salernitano, nella zona di Avellino, e vengono venduti a più di 100 euro al chilo. Sì. Quindi però gli erborinati hanno una marcia in più, nel senso costano di più perché sono molto più difficili. Voi immaginate che i quattro principali erborinati d'Europa, che sono lo Stilton, il Cabrales, il Gorgonzola e il Roquefort, sì, sono quelli che riescono a spuntare di prezzi maggiori. Sì. Da dire che il Roquefort è fatto con latte di pecora, sì, francese, e viene stagionato in grotte particolari, sì, dove sono centinaia di anni che continuano a produrre e a stagionare questo formaggio in queste grotte antichissime. Sì. Lo Stilton invece è un formaggio più complicato perché, sì, viene utilizzato per disciplinare latte pastorizzato, e alcuni produttori si sono distaccati da questo disciplinare, e invece di fare lo Stilton fanno lo Stickleton, che è un formaggio ottenuto da latte crudo, sicuramente più buono, più salutare, però non rientra nel disciplinare. Quello che sta succedendo con il bitto, il, sì, formaggio bitto, che per disciplinare non viene utilizzato il fieno, non viene utilizzato più il latte di capra, mentre il ribelle è il vero bitto, che non può più chiamarsi bitto perché non sì, può sfregiarsi di questo. Ecco, su una tavola pasquale il formaggio che abbiamo sentito si sposa bene, magari arriva a proposito, sì, insomma, su un tavolo in questi giorni. Che quali bevande si accompagnano? Ho letto dei vini, ma anche le birre. Le birre sono più gli stranieri che utilizzano le birre, in particolare gli inglesi. Noi stiamo parlando in particolare dei formaggi erborinati. Sì. Per tradizione il gorgonzola si sposa con dei vini passiti, dolci, per aumentare un marsala o un passito di pastelleria. Marsala con il gorgonzola? Sì, con il gorgonzola, proprio per fare questo contratto molto forte. Sì. Un dolce particolare con un sapore leggermente piccante. Sì. Il Cabrales lo abbiamo assaggiato la settimana scorsa con un passito di pallentelleria, eppure si sposava bene. Quindi il contrasto tra dolce del vino e il forte del formaggio. Noi facciamo vedere delle birre perché abbiamo riscontrato che su YouTube c'è una abbondanza di accostamenti delle birre chiare, ma anche soprattutto birre scure forse, con proprio questi formaggi ammuffiti, questi formaggi, sì, erborinati. Perché comunque le birre vengono fatte con delle muffe, sì, particolari, e quindi forse l'aroma della birra si sposa bene con l'aroma, sì, del, sì, formaggio. Sì. Però da conoscitori di formaggi si preferisce il contrasto. Voi immaginate che il formaggio ideale per il Roquefort, questo erborinato di pecora, è il Sauternes, quel vino dolce che è stato contaminato anche lui, la gemma, l'uva con il botrico, sì, praticamente, che è quella muffa particolare che poi dà una dolcezza all'uva. Sì, ecco, questa passione che sta prendendo molti per i formaggi in particolare, insomma, questi erborinati, dipende secondo lei da che cosa? Dalla una ricerca. Diciamo che noi italiani non siamo un po' tradizionalisti, no? Puntiamo alle cose semplici, tradizionali. Ma poco, forse le nuove generazioni cercano di trovare dei formaggi diversi, dei, sì, formaggi particolari. Parlavamo di quel formaggio che un particolare formaggio, un gorgonzola affinato nel raboso, quel vino rosso leggermente, sì, sì, dolce, sì, dopo che è stato nel raboso viene cosparso di lamponi secchi e mangiato così. Quindi un formaggio che cambia colore, diventa cambia scuro. Quasi, allora, all'interno rimane erborinato verde e blu, all'esterno ci sta una colorazione rossastra del raboso, e poi sopra ci stanno questi lamponi secchi. Quando andate a tagliare, tagliate i lamponi gorgonzola, e vi posso assicurare che ha un equilibrio tra acidità e dolcezza veramente da provare.